può essere? Dalle informazioni che abbiamo, dovrebbe essere una persona intelligente, di buona famiglia, di età non troppo avanzata ed esperto nel corpo a corpo. E sappiamo la zona in cui abita? Sì, sono arrivate diverse segnalazioni da quel posto. Posso farti una domanda sfrontata? Sì. Perché non facilitiamo il lavoro con un computer? Tutte queste scartoffie ci complicheranno inutilmente la vita. Non è previsto negli accordi. Quali accordi? Gli accordi della nostra agenzia. Le nostre identità non sono di certo al sicuro in dei computer. Solo tornando ai vecchi metodi possiamo garantire un lavoro efficace e sicuro. In poche parole, non abbiamo tecnici. No, in qualità di neoassunto ti invito a fare domande inerenti alle specifiche missioni. Ok, procediamo. Altre caratteristiche? Tutti quelli che hanno avuto a che fare con questo investigatore sono stati colpiti dalla sua freddezza. Chi l'ha visto dice che non ha alcuna pietà e che chi gli ostacola la strada si procurerà almeno due ossa rotte. Offre i suoi servigi a chi è associato con un giro ristretto di conoscenze. Dietro alle apparenze si nasconde una bestia feroce, spietata e furba come una volpe. È conosciuto con molti nomi, ma il più celebre è Felix Tuck. Ha un significato questo nome? Non ne ho idea. E va bene, ci vediamo dopo. Ciao, 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 ciao. E di nuovo, pronto? Ah, a proposito, ma che è successo? Mi hai fatto preoccupare, ho trovato 35 chiamate perse. Ah, solo questo mi dovevi dire, vabbè. Dai, ci vediamo più tardi. No, ho il dopo scuola prima, ho il dopo scuola. Subito dopo, va bene, ciao, ciao. Pronto zia, dimmi tutto. Ah, hai sbagliato il numero. Vabbè, dai. No, no, non ce l'ho il numero di quello che porta le bombole. Chiedilo alla mamma, dai, ci sentiamo, ciao, 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 ciao. Ancora. Pronto. No, ti ho detto 100 volte di non arrivare in anticipo. Mo, ma aspetti sotto casa, 2 secondi arrivo, dai, tempo di andare al bar. Sì, a dopo, ciao. Oh, sì, c'è uno che ti osserva, ma quello è perché ti vesti strano, tranquillo, non ti vogliono fare male. Vai, vai, a dopo. Senti, dai, facciamo una cosa, torna domani. Oggi dovevi arrivare preparato, ti avevo detto di studiare. Se fai di nuovo scena muta all'interrogazione, lo vuoi capire che rischi di perdere l'anno? Va bene. Ma prima mi inviti a colazione presto? Va bene per le 7? Troppo presto, facciamo per le 8. Allora, prima di tutto firma questa dichiarazione, una dichiarazione di assoluta segretezza e discrezione. Mi raccomando, devi rispettare tutto quello che c'è scritto qui sopra, altrimenti un mio collega verrà a cercarti e ti cancellerà la memoria. Se dirai a qualcuno la mia vera identità, non ti crederà nessuno. Poi dammi cortesemente un tuo documento di identità, il cellulare lo metti dentro questa scatola insonorizzata. Se non fai queste cose, io i miei servigi non li posso fare. Mi devi dire però anche un'altra cosa. Come hai avuto queste informazioni? Veramente ho trovato il tuo numero nel cassetto di mia sorella. Ah, di tua sorella. E come faceva a saperlo? Non ne ho idea. È scomparsa da un po' di tempo. Ma i miei genitori hanno deciso di non denunciare la scomparsa. Probabilmente perché sanno dove si trova, ma non vogliono dirmelo. Così ho deciso di indagare per conto mio. Dove l'hai vista l'ultima volta? Al bar Amaro. Sì, l'ho salutata e poi sono andato subito a scuola. Perfetto. Io stamattina sono stato proprio lì, quindi devo chiedere qualcosa a chi lavora nel bar. Hai qualche altra informazione che può essere utile? Certo, ho trovato questi 3 foglietti, ognuno con dei disegni. Un cono gelato, una bilancia e una scuola. Non saprei dire che cosa significano. Angela disegnava? No. E allora devono avere un significato. Ascolta, facciamo una cosa, noi ci rivediamo domani, sempre qui, alla stessa ora. Però nel frattempo, per favore, tu studia e non ti preoccupare, dai. Va bene, a domani. Aspetta, no, sono 50 euro di acconto, poi dopo le altre 150. Certo. Pronto! Guarda, tempismo perfetto, ho appena finito con Antonio, che mi dà l'acconto tra poco. E quindi, no, niente, arrivo tra un pochissimo. Sono molto impegnato, però dai, mo ci vediamo, tranquillo. L'acconto. Scarabossi, chi sei ormai? Colazione? Caffè latte? Scherzavo. Che c'è di interessante questa volta? È scomparsa Angela, la sorella di Antonio, del dopo scuola. Sì. L'ultima volta l'ha vista nel bar Amaro. E i genitori sono della scia.
Forse hanno tenuto nascosto tutto. Abbiamo un indizio, eh? Questi tre disegni su sti foglietti qui. Un gelato, una scuola, una bilancia. Dimmi le prime associazioni che ti vengono in mente, dai. Non lo so. Tutto quello che mi viene in mente è in disaccordo con la bilancia. Un elemento strano. Mi trasmette legge, giustizia, parità. Mentre la scuola e il gelato mi ricordano l'infanzia. Però se questi segni rappresentano una sorta di avviso per noi, devono pur simboleggiare qualcosa. Forse dei luoghi? No, io stavo pensando più ai numeri, vedi, 2, 3 e 4. E secondo me potrebbe essere uno di quei cosi, come si chiama, i rebus. 2, 2, poi parte una freccia che parte dal 3, poi c'è il 4. Secondo me, boh, proviamo, guarda, gel, scu, bill, bill, bol, scu. Quando è che è diventato un rito voodoo? No, che c'entrano i riti voodoo? No, non c'entra niente. Secondo me ha a che fare con le iniziali delle parole. Io non ne capisco molto, però potrebbe essere gel, bill, school, no? A me non mi dice niente. Sembra un enigma molto ingarbugliato. Forse dovremmo andare dal meccanico? Che c'entra col meccanico? Non c'entra niente. Ah, quel meccanico, scusa! E chi altro se no? Quel meccanico lì, quello... Non abbiamo nemmeno la macchina. Quello lì, sì, hai ragione. Allora, Scarbossi, dai, innanzitutto ci dobbiamo cambiare. Hai ragione. Dai, pronto, dai. Ah, voilà. Ma ti dà ancora fastidio questo costume? Guarda, secondo me andrebbe meglio anche qualche cosa di meno vintage. Poi sti baffi che cadono sempre. Ma secondo te ci prendono sul serio le persone? Non lo so. Siamo solo al centro dell'attenzione. Infatti. Allora, ascolta. Noi adesso andiamo a interrogare prima quelli del bar. Poi passiamo a quelli della scuola. A proposito della scuola, ma tu non hai un esame? Infatti stavo ripetendo. Vabbè, allora sbrighiamoci, sono qua. Sai quando la troviamo, Angela? Vai! Non so se si è capito qual è il mio talento. Però Chuck, abbiamo fatto un bel lavoro. Stavolta faremo un figurone sui social, eh? Sicuramente meglio dell'ultima volta. Ti ricordi la capriola che ho fatto travolgendo come i birilli tutte quelle persone? Aspetta, ti ricordi quella volta quando mi ha lanciato le chiavi che si sono impigliate nella mano di quello con il coltello? Per poco non si ammazzava da solo. Certo, prima o poi dovremo imparare qualche arte marziale. Non si sa mai. Ah beh, in quel caso saremo invincibili. Certo, dimentichi che nessuno ci ha ancora puntato una pistola. Forse avranno capito che hanno a che fare con dei coglioni. Oh, parla per te. È un po' più di autostima, no? E se fosse tornato a casa? L'autostima? No, Angela. Ah, no, lo escludo, no. Non si può risolvere così facilmente il caso. Dobbiamo per forza interrogare qualcuno a questo punto. Cominciamo dal bar, dai. Se vi sta piacendo questo corto, allora non potete perdervi tutti quelli simili. A questa affermazione io rispondo, ma anche no. Scarica ora l'app Vedo Quello Che Voglio, per impedire agli algoritmi di farti vedere quello che vogliono loro. Non vi fate prendere in giro, eh? Però intanto noi dobbiamo farci conoscere, quindi dobbiamo per forza indirizzarvi verso una serie di sponsor. Mi raccomando, ricordatevi che non potete skippare, eh? Cioè non potete mandare avanti.
Ad Angela piace fare disegnini per lasciare indizi. Se piace anche a voi, compratevi pastelli Scrot. Andate sul sito, aspettate 5 minuti e avrete perso un po' di tempo. Ti interessa ballare come forsennati? E allora abbiamo la soluzione che fa per voi. Sentito? Curina. È il cibo per cani che si scioglie in bocca, prodotto in Italia. Il barista non sa niente. Ehi, metti un po' di musica per cortesia. Questo posto è un mortorio. Che gente strana fa dentro in questo locale. Senti, facciamo qualche domanda. Dovrebbe essere questa la nostra indagine. Ehi, cosa vuole insinuare questo? Cosa? Io circa abusivo. Non vi vergognate ad andare in giro vestiti così? Pagliacci, pulcinella, idioti. Non vi aiuterò mai a risolvere il vostro caso, anche se ho sentito che prima parlavate di Angela. Che le è successo? Beh, questo è il segreto professionale. Ah, e quale sarebbe la professione? Andare in giro vestiti da pagliacci a dar fastidio alle persone che lavorano? La realtà è ben diversa. Ascoltami, se ti offriamo un altro giro da bere, che dici? Ci dici qualcosina? Sì, ma una condizione. Spiegatemi perché fate i pagliacci. Ci annoiamo, ecco il motivo. Perché ci avresti qualcosa da ridire? Va. Ok, cosa volete sapere? Allora, Scusa. Che c'è stato un attimo lì. Vorremmo sì. Allora. Oh, perché devi farmi fare queste figure di merda? Perché stavo preparando un esame e invece mi hai trascinato in un'altra cazzata. No, dicevo, se per caso hai visto Angela, Ciria. E Emilia del tuo per cortesia. Senti, stronzo. Calmo. Senti, stronzo. No, perché se lo metto. No, ok. Va bene. No, lo so. È tranquillo. Angela Ciria. Ha detto. Vabbè. Angela Ciria. Se hai notato qualcosa di strano nei giorni scorsi? Ho visto che parlava con due uomini eleganti. Molto eleganti. Ah. E basta, non so altro. Tutto a po'. Sì. Cosa ti aspettavi, Pagliaccio? Un trattato di psicologia? Ma sta facendo lo sforzo. Senti, ti offro altre 3 birre. Bravo. Ah, vedi? E allora ci saprai dire qualche cosa in più, no? Dai. No, non so altro. Ad ogni modo ringraziatemi e ritenetevi fortunati. E ringraziate Dio che ho una memoria di ferro. E che gente strana che c'è in questo locale. Oh. Dai, poteva andarci peggio, eh. Probabilmente quei due uomini sono gli stessi che ci hanno attaccato. Sì, ma non sappiamo il motivo per cui l'abbiano fatto sparire. Non è la prima volta che la scia fa una mossa del genere, ma è sempre stata intimidatoria. Cosa può aver fatto Angela contro di loro? E perché passeggiava per strada? E se fosse già tornata a casa? No. Queste situazioni non si risolvono mai come vorresti. Dobbiamo per forza interrogare qualcun altro. Però senti, facciamo una cosa, direi di cominciare domani a mente fresca. Sai oggi che cosa facciamo? Andiamo a fare una bella visita dal meccanico. Me ne ero dimenticato. Ma quale dovrebbe essere la sottilità? Con tutte le cose di cui è esperto gli andiamo a chiedere cosa dovrebbero significare questi disegnini. No, porca miseria! Lo sapevo. Ho dimenticato di chiedere a quelli se quei disegnini gli comunicavano qualche cosa di importante, no? Complimenti. Io non ti ho interrotto perché sembravi troppo impegnato a essere il protagonista. Ieri. E per cosa ci siamo visti? Ci hai aiutato a inseguire l'amante di una nostra cliente.
E mi ricordate anche che grande aiuto vi ho dato? Senti, non fare il prezioso, dai. Forse qualcosa che stuzzica la tua fantasia. Devi aiutarci a decifrare alcuni enigmi. Falli vedere i disegni. Aspetta, ma hai dato il nome al tuo amico? No, che non me l'ha dato. È troppo impegnato a interrogare onesti lavoratori. Allora te lo darò io uno. Come? Secondo. Perché dovevi farmi chiamare così? Perché sei il suo secondo. Che ridere! Perché non provi a renderti utile per una volta? Forse perché quello che mi chiedete sono delle fesserie. Cosa mi dovrebbero significare un gelato, una scuola e una bilancia? Una citazione di Voltaire, non credo. Dai, non è possibile che non ti viene nulla in mente. La prima associazione, su. Ho calcolato nella mia mente già 50 possibilità di combinazione. L'unica parola di senso compiuto che mi sovviene è conoscere. Potrebbe essere un avvertimento. Credo che la chiave di lettura sia tutta nella bilancia. Ma quale dovrebbe essere la mia utilità? Con tutti gli argomenti di cui sono competente, mi venite a chiedere cosa potrebbero significare questi disegnini. Te l'avevo detto. Sì, forse hai ragione. Dai, sarà per una prossima volta. Non fa niente. Ehi! Secondo l'iconografia greca, la bilancia è un simbolo della giustizia e del tempo. Secondo la Cabala, di equilibrio. E secondo il Corano, di fortuna. Questo terzo indizio mi ricorda qualcuno, o sbaglio, Tuk? Davvero in gamba, notevole. Grazie davvero. È un piacere. Quando cominciamo a retribuire questi servigi? In gamba, davvero in gamba, alla prossima, grazie. Grazie, grazie. Idioti! Mi chiedo a questo punto perché vi pago. Capisco che in tutti e 10 i casi che coinvolgevano Tuk e il suo assistente nessuno è riuscito a sapere nulla delle loro identità, ma mi vedo costretto a farvi fare altre sedute di allenamento. Come è riuscito a battervi? Non mi ricordo. E tu? Mi ricordo soltanto di aver battuto forte la testa. Mi sorge un dubbio. Per caso le vostre maschere non vi fanno vedere bene? Io vedo benissimo. Anche io. È stato tutto talmente veloce che non abbiamo ben inquadrato quali mosse abbiano utilizzato. È un genio. E sicuramente il suo assistente non è da meno. Anche se è strano che non abbia ancora un nome d'arte. Ovviamente voi siete a conoscenza di quanto possano essere pericolosi per gli equilibri politici e sociali due individui del genere. Non so se odiarli o ammirarli. Forse dovremmo reclutarli. Boss, significherebbe licenziarci. Il lavoro sporco è affidato a noi. L'agenzia è sempre stata volubile. Non potete sperare di durare per sempre, ma in questo caso mi dovete dimostrare di meritare le vostre qualifiche. Forse abbiamo già risolto la questione, capo. Spiegati. Prima di rilasciare la ragazza, l'interrogatorio è finito con un'informazione molto interessante, che potrebbe portarci a scoprire la vera identità di quei due bastardi. E abbiamo calcolato alla perfezione la riuscita di un piano B. Secondo lei, non mi chieda perché, esattamente domani pomeriggio, tra le 17 e le 18, i due saranno nella scuola, nell'ufficio del preside. Evidentemente il piano è suo, non vostro. No, mi permetta. No, non te lo permetto. Questa ragazza non mi convince. Sta aiutando noi o tu? Dovevate indagare di più. Comunque, domani alle 15 dovrete essere già in quell'ufficio. Tanto siete sacrificabili. Come, scusi? Niente, potete andare. Tieni. Ormai è chiaro che il messaggio si è rivolto a te. Angela ha usato la bilancia come simbolo della mia fortuna. Ma non riesco a capire che collegamento ci può essere tra un gelato, una scuola e me. Non lo so, ma ho paura che qualcuno abbia capito che mandiamo avanti queste avventure grazie al tuo culo estremo. Fino ad ora siamo stati troppo fortunati, ma temo che quello che è iniziato come un gioco si stia trasformando lentamente in qualcosa di molto brutto. Gioco? Guarda che per me quello che facciamo è importante, forse per te sarà un gioco. Ma sì, vuoi distinguerti dalla massa, non sai quale sia il tuo futuro, puoi infilarmi queste stronzate quanto ti pare, ma devi accettare la realtà, non dureremo a lungo. E allora perché continui ad aiutarmi? Perché fino ad ora mi sono divertito. Ma devi ammettere che prima o poi qualcuno arriverà a sputtanarci. E a quel punto un futuro non ce l'avremo. Anche perché nel curriculum alla voce impieghi lavorativi avremo investigatori privati mascherati, sempre che non ci facciano fuori prima. Ah, interessante. Era da un sacco che non mi facevi una delle tue prediche moraliste. Ultimamente ti vedo un po' cambiato comunque. Perché credevo fossimo solo un fenomeno social. Ma lo siamo, lo siamo. E di sicuro non avremo problemi più seri di due fessi che vengono dietro a cercarci, dai. Io ho anche un esame domani. Ma sì, hai ragione tu. Mi sto facendo troppi problemi. Andiamo avanti così finché qualcuno non si farà male sul serio. E facciamo un po' di casino.
A proposito, quanto ti ha pagato il ragazzo? 200 e 50 di acconto. Però, niente male. E se un giorno arrivasse un caso... Oh, e basta, dai! E la dea bendata è amica nostra, quindi non ci succederà niente. Su, forza. Questa storia ha lasciato molte domande senza risposte. Chi vuole cominciare a parlare? Passo. Secondo me lavorate per qualcuno di grosso. Qualcuno che vuole sapere la mia vera identità. Come tutti, d'altronde. La gente non si fa i cazzi suoi. Ora che ci penso, ci sarebbe meno gusto a fare questa attività senza di loro. Passo. Cerca meglio, Felix. O forse è meglio che non cerchi. Io cerco un motivo, ma dimentico che ho dimenticato perché lo cerco. Soldi. Noia. Ci deve essere un altro motivo. Perché? Io sono Felix Tuck. Non è possibile, stai sbagliando. Perché? Per soldi. Per noia. Dove sei? Davanti ai tuoi occhi. Ma tu sei sparita. Quando? L'altro giorno. Falso. Hai ragione. Chi ha ragione? Devi schierarti. Perché? Tu mi stai aiutando. Ti conosco a malapena. No, non dovete confondermi le idee. Hai dimenticato che io non voglio aiutarti. Sarai solo. Io invece non so se sono una pedina o un burattinaio. Io sono sparito. Devi cercarmi. Oppure non hai bisogno. Domani si risolverà tutto. Solo se mi cerchi. Ti preoccupi troppo. Devi aver paura di quello che fai. Possiamo smorzare un po' la tensione? Che dici, secondo te lo passo l'esame domani? Perché non dovresti? Sei in gamba. Maleducato. No. Sì. Non lo so. Perché? Appena posso. No! È tornata! È tornata! Chi? Come chi? Angela! È tornata ieri sera! Non ti ho chiamato subito perché sennò i miei si sarebbero insospettiti e avrebbero cominciato a fare domande. Ma come? Qualsiasi cosa tu abbia fatto, davvero, ti meriti assolutamente tutti i soldi che ti ho promesso. Ma io non è buono... No, no, hai salvato appena in tempo le apparenze. Davvero, se non sarebbe tornata... Fosse, cazzo! Hai ragione, scusa. Davvero, se non fosse tornata si sarebbero tutti cominciati a preoccupare seriamente. Ora sono davvero molto più tranquillo. No, non devi. No, no, devo e come. Però mi devi spiegare come hai fatto. Beh, no, hai ragione, hai ragione. Il segreto del mestiere. Ma non mi puoi dire neanche una piccola parte. No, no. Va bene, va bene, scusa, scusa, hai ragione. Va bene. Comunque, non so perché, ma Angela mi ha detto che vuole vederti, anche subito. Ah, subito? Adesso? Sì. Tradizione di famiglia, non perdere tempo, capito? Eh sì. Antonio, lasciaci soli. Perché? Antonio, vai a giocare! A cosa? Ma ti rendi conto di quanti anni ho? Antonio, per favore! Per favore, lo dico io. La devi smettere di trattarmi come un bambino. Ok, ok, ok. Eccomi qua. Allora mi devi dire che cosa c'è dietro la tua sparizione e perché sei scappata quando ci hai visti. Non avevo scelta. Non posso fidarmi di nessuno nella situazione in cui mi trovo. Quale situazione? Mi hanno minacciata. In qualche modo hanno saputo che Antonio conosce la tua identità e di conseguenza che la conosca anche io. Ho dei messaggi qui che potrebbero aiutarti. Ah, sì. Quei messaggi. Non sono riuscito a decifrare quell'enigma. Pensavo che una mente aperta come la tua non avrebbe avuto problemi. Beh, sono umano anch'io. Diciamo che tra i miei talenti non c'è il rebus. Non sono riuscito ad associare del significato a quei tre disegni. Tre? Erano quattro. Ah. E che cosa significavano? Il preside della scuola conosce Felix, ovvero la fortuna. Allora devo fargli visita. Un momento, come fai a sapere che io sono fortunato? E come fai ad avere il mio numero? Beh, oramai molti lo sanno, non è più un mistero. Ah, allora devo fare una telefonata importantissima. Pronto, Scarbossi? Sì, sono io, chi deve essere? Mi sa che dobbiamo fare ancora una volta colazione presto. E forse... ti ho trovato un soprannome. Yeah, Young Grass, ok. Yeah.
Vorrei un lavoro vero ma nemmeno lo trovo. Investigare lo facciamo bene per gioco. Mascherati in giro, siamo sulle tue tracce. I nomi li conosci ma che sai delle facce. Gente strana, il numero chiama. Per la soluzione devi darci la grana. E che faremo un giorno? Punto di domanda. Incollo bene i baffi e giro con la mia banda. Sai com'è, roba da web. Cappelli, occhiali, baffi e trench. Dylan, Doc, Martin, Mister Sherlock Holmes, Man in Black. Disegni e scarabocchi, tre casi non risolti. Mamma vanne fiera che sto seguendo i miei sogni. E chiamerò il meccanico affinché sia tutto chiaro. Per i tuoi servigi metti in conto che poi pago. E se tutto si aggiusta è solo per fortuna. Elementare Watson, oggi forse si studia. Che sono tempi duri e tocca arrotondare. Tra buffi personaggi ed avventure strane. L'altro giorno fra stavo seduto al bar e non puoi capire, ho incontrato due tipi davvero strani. Seduti con... come si chiama? Quello che sta sempre lì a bere birra, che parnetica. Ma poi fra le 4 di pomeriggio, cioè questi invece di trovare un lavoro stanno a giocare agli investigatori. Io non so, veramente il mondo è un posto davvero assurdo. Parneticavano di disegni, chiavi. Certo che la gente sta fuori. E se tutto si aggiusta è solo per fortuna. Elementare Watson, oggi forse si studia. Che sono tempi duri e tocca arrotondare. Tra buffi personaggi ed avventure strane.